Gentilissime amiche, gentilissimi amici, di nuovo il più cordiale Interconnessi giunge a tutti quanti voi da Roberto De Angelis, RDA Radio 1, Roberto De Angelis con la doppia S, Stapp Radio Stefano Tini, Audio Radio Roma 8 di Isabella Lorenzetti e tutti i canali collegati via web sulla piattaforma di Spreaker, si scrive Spreaker sul motore di ricerca. Come ben sapete, venerdì 3 prossimo 21 alle ore 24 terminerà la campagna elettorale per le prossime elezioni comunali che ci vedranno protagonisti a Roma. Si voterà, ve lo ricordo, esclusivamente purtroppo domenica 5 giugno, quindi mi raccomando, se andate in giro poi tornate in tempo debito per esprimere il vostro voto, per dare sfogo alla vostra espressione di voto, qualsiasi essa sia, innanzitutto, questo come prefazione, perché non ci sembra giusto che il 40,5% della popolazione romana vada a votare, solo il 40%, dovremmo arrivare al 70-75% per essere bravi. Ci colleghiamo stasera per la rubrica insieme al signor Roberto Arcodia, che è candidato al quinto municipio per la lista Fratelli d'Italia. Roberto Arcodia, buonasera a lei, come sta? Buonasera signor De Angelis, benissimo, lei? Tutto a posto, grazie. Allora, partiamo subito perché poi il tempo è tiranno, sembra tanto ma alla fine le domande sono tantissime, non so se qualche nostro amico poi si vuole aggiungere nella chat riservata, però partiamo con ordine. Presentiamo all'inizio chi è professionalmente, politicamente e umanamente il signor Roberto Arcodia. A lei la linea, prego. Allora, io praticamente come professione sono assicuratore presso AXA Assicurazioni. Politicamente faccio parte di questo fantastico gruppo, penso anche questo grande partito che è Fratelli d'Italia, sono in sezione con Federico Rocca, che è candidato al comune, che è una grandissima persona, è un grandissimo amico, e con un grandioso gruppo accanto a me e intorno a me. Dopodiché ho deciso di entrare in questo gruppo per risolvere determinati problemi, perché io teoricamente sono un semplice cittadino, però non riesco più a tollerare determinate situazioni e a vedere delle cose, e allora mi hanno proposto: ma perché non entri in politica? E così ho fatto. Oh, lei ha detto bene, sono un semplice cittadino, quindi il malcontento di tante situazioni l'ha spinta ad entrare in politica. Mi è molto piaciuto il suo biglietto da visita nella pagina aperta di Facebook: non ho esperienze precedenti ma do il massimo del mio impegno. Questo in succo il suo discorso. Ma se venisse eletto in quinto municipio, signor Arcodia, qual è il primo provvedimento che porterebbe all'ordine del giorno del nuovo consiglio municipale? Guardi, allora, come ce ne sono tanti di interventi, però diciamo il primo provvedimento sarebbe quello. Allora, dobbiamo partire dalle semplicissime cose che uno vede tutti i giorni sia nel mio quartiere che sia nel quinto municipio. Allora, io le faccio un esempio. Oggi vado in un marciapiede, io parlo in generale del mio quinto municipio, sì. Oggi c'è un negozio di abbigliamento, domani faccio lo stesso marciapiede, perciò passo nello stesso luogo, e invece del negozio di abbigliamento vedo un negozio che vende generi alimentari e frutta. Ora io mi domando, come si fa? Cioè, che un giorno c'è un abbigliamento, il giorno dopo c'è chi è che vende la frutta? Io penso che ci vogliono delle autorizzazioni sanitarie, ci vogliono un impianto elettrico a norma, delle celle frigorifere, e poi soprattutto non si può più tollerare le cassette di frutta sui marciapiedi, perché io penso che a livello igienico è una cosa scandalosa. Cioè, io penso anche che un cane 10 minuti prima dove sono quelle cassette ha fatto i suoi bisogni, e la gente va a comprare la frutta. E le dico anche di più, un mese e mezzo fa nel quinto municipio e soprattutto a Centocelle, sì, sono stati fatti dei controlli a tappeto, perché io dico sempre che le leggi ci sono e vanno rispettate, e se noi le facciamo rispettare a tutti le cose cambiano, perché un mese e mezzo fa, ripeto, sono stati fatti dei controlli a tappeto, queste cassette dai marciapiedi sono sparite, cioè nessuno aveva più le cassette fuori dai marciapiedi. Ora, dopo un mese e mezzo, naturalmente sono ritornate di fuori. Allora dico, se le regole sono state rispettate prima, perché non si possono rispettare anche dopo un mese e mezzo? Allora io sono queste cose che non tollero più, cioè non gliela faccio più a vedere.
e dico, mi sono informato, le leggi ci sono e hanno provato a farle rispettare e l'hanno fatta rispettare, però solamente per un mese e mezzo. Allora io provo a fare questa subito proposta se io entro. Cioè, ci sono, vanno rispettate, punto. Se ci sono, devono essere rispettate e osservate da tutti coloro che risiedono in una certa parte, in questo caso del territorio romano, ma anche su tutto il territorio della Repubblica Italiana, perché le leggi non sono solo per noi italiani, sono per tutti. Assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti io mi batto molto, però ripeto, io sono un semplice cittadino, da solo non posso fare niente. Io in questo mese di campagna elettorale ho avuto molta solidarietà, molto avvicinamento dai miei amici, dalle persone anche che non conosco. Ora mi sento un po' più responsabile, nel senso, io non so quanti voti prenderò o quanti, non lo so, non posso quantificare i voti, però ora mi sento anche molto responsabile, perché molta gente mi ha dato proprio la sua responsabilità e io addosso alle mie spalle ho queste persone. O sarò candidato o non sarò candidato, a me non cambia nulla, io delle battaglie le farò, mi sono messo in testa queste cose qua e le farò, perché ho comunque delle responsabilità delle persone che mi doveranno. Certo, beh, questo le rende onore anche perché probabilmente il suo impegno anche dopo le elezioni continuerà sia in caso positivo che in caso negativo, no? Assolutamente sì, assolutamente sì. Oh, ma le è venuto mai in mente, faccio la domanda del diavolo chiaramente, le è venuto mai in mente ma chi me l'ha fatto fare? No, guardi, no, perché le dicevo prima, ho trovato tanta stima in tante persone che credono in me e perciò questa cosa mi dà tanta forza giorno per giorno e ogni giorno dico ho fatto la scelta giusta, tutti i giorni me lo dico, perché ogni giorno ho un atto di stima da qualcheduno e perciò questa cosa mi piace, ripeto, o vengo candidato o non vengo candidato, però comunque ho avuto molta, molta, molta stima da tante persone. Certo. E porterò avanti loro, cioè io sarò il portavoce, però porterò avanti tutte queste persone che mi hanno dato stima e fiducia e nello stesso tempo mi auguro anche che mi votino. Questo è però normale. Se mi votano è lo stesso, cioè a me delle volte valgono più una stretta di mano, un abbraccio che altre cose, insomma io ho dei valori specifici. Oh, ma questi valori secondo lei nel nostro mondo e nella nostra vita quotidiana di quartiere ci sono ancora oppure è difficile veramente trovarli, ritirarli fuori, bisogna rispolverarli, rivalorizzarli o che cos'altro? Io, signor De Angelis, io ci credo in determinati valori e poi molte persone mi dicono però forse sei anche l'unico, però se noi non crediamo in determinati valori, io credo sempre e dico sempre a tutte le persone, allora non usciamo più di casa. Cioè, se una stretta di mano non è più una stretta di mano, ma che usciamo a fare di casa? Se io non ho più fiducia di un mio amico, di un mio parente o anche di un mio conoscente, io non esco più di casa. Io credo in questi valori. Certamente, ma a proposito, mi dà un assist veramente formidabile per quanto riguarda l'uscire di casa. Anche dopo il fatto, purtroppo, il misferato, l'efferrato delitto della giovane di 22 anni in zona Magliana, di Sara parlo naturalmente, la sicurezza è tornata ad essere uno dei temi fondamentali, non se n'era mai andato via, però diventa ancora più forte e più preoccupante la situazione della sicurezza sul territorio romano e per quanto la riguarda invece sul territorio del quinto municipio. Secondo lei il territorio del quinto municipio, che oltretutto è molto vasto, è sicuro la sera, è sicuro di pomeriggio o a volte è un far west anche fra etnie diverse da quelle italiane? A volte è un far west tra etnie diverse, però io le devo anche dire che ho avuto il piacere di noi il 26 maggio, noi di Fratelli d'Italia, abbiamo festeggiato la giornata della sicurezza e io ho avuto il piacere di portare una lettera di Giorgia Meloni a un comandante della stazione dell'Alessandrino e ho fatto una bellissima chiacchierata con questo comandante in cui lui mi diceva guardi, noi cerchiamo di fare tutto il possibile immaginabile, però molte volte anche noi mi ha voluto far capire che anche loro hanno le mani legate,
però loro sono presenti e io infatti l'ho ringraziato a questo comandante milioni di volte, perché è vero, cioè loro ce la mettono tutta, loro ce la mettono tutta, loro delle volte fanno rispettare delle leggi, però alla fine, cioè, molte volte, lo vedo anche con gli occhi miei, vengono arrestati determinate persone, dopo 2 ore tu li rincontri per strada. È vero, questo posso testimoniarlo pure io, purtroppo è verissimo. E se tu hai collaborato, tu generico, a un'operazione di arresto, anche se indirettamente, o di segnalazione di un certo individuo, poi hai paura, questo è umano. Certo. Perché non ci sentiamo tutelati dall'apparato che noi chiamiamo Stato. Purtroppo sì. La realtà è questa. Io sono d'accordo con lei, io però devo anche testimoniare che le forze dell'ordine io le vedo per strada, ripeto, loro fanno l'immaginabile impossibile, però dopo loro applicano la legge e poi bisogna vedere però questa legge se dopo prosegue. Io dico sempre queste cose qui, però io a loro gli dico solamente grazie. Grazie di tutto quello che fanno ogni giorno. Poi parliamo di un quinto municipio che è particolare, noi non ci scordiamo che abbiamo Vigneto, abbiamo Tor Pignattara, abbiamo la stessa Centocelle, abbiamo Tor Sapienza, insomma è un bel municipio, insomma, ci abbiamo molte realtà. Io dico sempre che il Pigneto è fuori controllo ormai, Tor Pignattara purtroppo è fuori controllo, Centocelle sta diventando un 50% fuori controllo, però, però parte sempre dal governo principale, cioè, certo, poi, sì, questo sì, andiamo chiaro. Un po' a livello nazionale, io penso che le forze dell'ordine poi parte dal governo principale, cioè, il piano sicurezza parte sempre da lì. Oh, a proposito di piano sicurezza, Giorgia Meloni nelle sue ultime dichiarazioni per quanto riguarda centro e periferia ha detto: io voglio stare tranquilla a Trastevere così come a Tor Bella Monaca, sì, a Tor Sapienza come a Viale Parioli. Secondo lei questo sarà fattibile sul territorio romano oppure ci sarà gente di altre liste, se casomai andassero su, che ancora vede la periferia come quartiere dormitorio e valorizza solo il centro di questa città? Guardi, allora, innanzitutto io dico, Giorgia Meloni, lei è di Garbatella, perciò lei conosce la realtà delle periferie e meglio di lei non può parlare nessuno. Questo è il punto del suo programma, proprio teoricamente è proprio chiamato ogni quartiere un centro, perché teoricamente queste periferie devono finire, cioè noi ci sentiamo di Roma, siamo di Roma, e come dice lei, i veri romani ormai si sono spostati tutti nelle periferie, perché al centro ormai i veri romani si contano veramente con le dita. Allora basta con queste periferie, cioè è Roma, cioè noi è Roma, non ci sono più periferie, sono zone o municipi, chiamatele come volete, ma non sono più periferie. Perciò tutti, diciamo, come posso dire, se al centro esistono delle realtà, tipo dei secchioni, ci sono dei secchioni diversi confronto alle periferie, o si puliscono i tombini diversamente confronto alle periferie, o si fa il manto, non il manto stradale. Guardi, io, signor De Angelis, vorrei dire anche un'altra cosa che è molto importante, perché giorno per giorno, io ripeto, abito a Centocelle e vivo a Centocelle e cammino a Centocelle, e devo dire che teoricamente ogni giorno io sento che qualche persona cade per il manto stradale. Allora, tutti parlano del manto stradale proprio, ma io invece voglio parlare un attimino del manto stradale dei marciapiedi, perché c'è un dissesto dell'asfalto incredibile e ogni giorno si fanno male, cadono, si fanno male ogni giorno. Ieri è successo proprio qui davanti a dove abito io, una vecchietta è caduta, ma è caduta, lo sa perché? Perché ci sono le foglie degli alberi che non vengono posate da anni, queste foglie si sono posate su una buca e questa povera signora è andata a finire col piede, è caduta e si è fatta anche male. Mo io non so la gravità del danno, insomma l'ho vista stamattina che un po' poveretta camminava a fatica, però voglio dire, cioè non è possibile cadere per questo, cioè non è possibile cadere per le foglie. Poi uno dice: perché le foglie? Perché gli alberi non vengono potati da anni, cioè ci sono tanti problemi, io dico sempre,
La destra difficilmente ha governato al quinto municipio e ho parlato con molte persone di sinistra in questo mese e mezzo. Io dico provateci, cioè noi non possiamo fare male, cioè noi siamo obbligati a fare del bene. Io dico questo. L'esortazione a cambiare il modo di votare e approvare il nuovo, perché no? Assolutamente sì. Assolutamente il nuovo sì. Che poi, essendo nuovo, sì, proviene da destra, ma porta una ventata di ricostruzione, una ventata di buona volontà che probabilmente politici di altro versante, ormai sepolcri imbiancati, non hanno più nelle proprie corde vocali e non hanno più nelle proprie onde cerebrali. Esatto, ha detto benissimo signor De Angeli. Per quanto riguarda invece sempre il quinto municipio, hanno cominciato a scrivere i nostri amici. C'è Anna che scrive: sono un abitante di via Tordeschiavi Vecchia, per capirci quella vicino San Felice. Assolutamente. Ma quando è che sì, l'ultimo... molto bene. Esatto, quando è che l'ultimo tratto della Tordeschiavi diventerà finalmente a senso unico? Perché si rischia con due sensi di marcia qualche incidente frontale prima o poi. Ha perfettamente ragione la signora Anna. Il problema è che io, signor De Angelis, il problema è che io ancora non sono dentro al municipio, cioè bisognerebbe chiederlo a questa giunta del municipio, perché ancora non hanno fatto il contromano, diceva la senso unico. La signora unico, no? Vorrebbe che l'ultimo tratto di via Tordeschiavi fosse a senso unico. E io sono d'accordissimo con la signora Anna, però ripeto, ancora attualmente c'è... è composto il municipio di altre persone, io ancora non sono dentro, però io sono d'accordo con la signora Anna e poi quella strada la conosco molto 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 bene. È vero. Emanuela che ci scrive da Via dei Lauri, pensa Via dei Lauri, sì. Allora, no? Io sono nel palazzo occupato via discorrendo, vorrei mettermi in regola, non so se il signor Arcodia poi potrà fare qualcosa, quindi questo poi lo vedremo nel caso lei fosse eletto, perché è anche giusto vedere un attimo le posizioni degli abitanti e dei residenti nel nostro quartiere, perché l'occupazione di case abbandonate, insomma, è un problema molto gravoso anche nel quinto municipio, no signor Arcodia? Certo. La signora Monella dice: possiamo fermare la costruzione della moschea a posto di Caggioli Mobili in piazza delle Camelie? Possiamo fermarla. Allora, guardi, la moschea che parliamo, quella di Caggioli, e parliamo di un palazzo di tre piani. E praticamente lì c'è proprio un fondo del Qatar che ha stanziato dei soldi. E già delle piccole, anzi no, grandi autorizzazioni già sono partite per i lavori. Io non sono nessuno purtroppo per fermarli, cioè adesso, anche perché cioè, finché le cose sono in regola io non posso fare niente, ha capito? Sì, sì, ci sono tutte le regole di legge rispettate per... Guardi, diciamo... sembra al momento di sì. Sembra al momento di sì. Per far sorgere questo centro religioso che non sarebbe solo una moschea, ma diventerebbe anche un luogo di preghiera e di catechismo per tutti coloro che praticano la fede musulmana. Però questa moschea, se partisse, remo a bastion contrario un attimo, toglierebbe le due moschee abusive di Via dei Frassini e di Via dei Gladioli, che sinceramente... a volte forse danno la sensazione di essere fuori controllo. Allora guardi, diciamo che questa moschea nascerà perché verrà proprio trasferita la moschea quella di Via dei Frassini. Però la moschea di quella di Via dei Frassini era una ex palestra, prima era un garage, poi era diventata una palestra e dopo è diventata questa moschea. C'è un afflusso di gente enorme e allora hanno pensato bene di prendersi una palazzina di tre piani. Certo. E ripeto, qui c'è parte un fondo del Qatar che stanzia i soldi per aprire questa moschea. Io però più dettagliatamente non lo so, perché voglio dire, io ancora non ci sono dentro. Però il discorso che ci è questo dentro... qui, come autorizzazioni per il momento ci sono. Certo, però ancora i lavori non sono iniziati. Dentro...
una volta che sarà dentro, io me lo auguro, signor Arcodia, lei potrà verificare e focalizzare tutti gli aspetti positivi, sì, e negativi. Le chiedo scusa, siccome il tempo, sì, è tiranno, sì, mezzi pubblici e asili nido in quinto municipio, problemi? È tutto a posto oppure bisogna rimboccarsi le maniche anche per i mezzi pubblici e per gli asili nido? Allora, diciamo, partiamo con i mezzi pubblici. Allora, io sono un grosso frequentatore di mezzi pubblici. Allora, con la metro C diciamo che una mano ce l'ha data, anche se diciamo col bicchiere mezzo pieno, nel senso che arrivando fino a Lodi, però come dice Giorgia Meloni, ci fa sentire un po' più romani, nel senso che adesso si può arrivare a Via Nazionale con 20 minuti, 22 minuti d'orologio, ci si arriva. Io lo dico perché l'ho fatto, certo, cioè, sì, non lo sto, sì, dicendo perché sto sparando, io sto sparando 22 minuti perché l'ho cronometrati e con 22 minuti io una domenica sono arrivato a Via Nazionale, che è, voglio dire, è una cosa grandiosa, perché sennò prima, altrimenti, se con un'ora non ci si arrivava. Perciò ci ha collegato molto di più al centro storico, la metro C. Poi, se vogliamo parlare per quanto riguarda i tramvetti, la disastrosa, la situazione è disastrosa, cioè ogni giorno succede qualcosa e ogni giorno si bloccano questi benedetti tramvetti e ogni giorno da un fastidio a noi, insomma. Io poi lo prendo quotidianamente, il 19, lo prendo sia la mattina che la sera, e le dico, signor De Angelis, che ogni giorno categoricamente succede qualche cosa. Ci fanno scendere, bisogna aspettare o navetta o quant'altro che possa capitare, e io impiego da Corso Trieste qui da Piazza dei Gerani generalmente un'ora e 30, un'ora e 45 minuti. Questo bisogna rivedere tutto quanto. Prendo al volo bisogna il rivedere la mobilitazione su Rovaglia. Sì, prendo al volo il messaggio di Via. Le chiedo scusa se siamo così, sì, sintetici, ma c'è un cronometro, sì, sì, uguale per tutti i candidati, che dura 29 minuti e 30, okay, secondi. Allora, lì gli asili nido in quinto municipio, abbiamo diritto come gli extracomunitari e le popolazioni nomadi ad avere un posto per i nostri figli. Assolutamente sì, assolutamente sì. E come dice anche Giorgia Meloni, insomma, che voglio dire, col programma di Giorgia Meloni noi saremo molto 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 più a fianco all'italiano, cioè noi daremo molta più corsia di preferenza a un italiano, e Giorgia Meloni ha detto chi è qui da 5 anni noi daremo una marcia in più. Perciò io me lo auguro che si possa fare, assolutamente, perché noi siamo proprio un partito vicino agli italiani. Parliamo di immigrati un attimo, noi accettiamo tutti perché siamo un popolo ospitale, sì, ma se dentro, certo, Roma le strutture sufficienti non ci sono, vediamo quegli scempi che stamattina io ho fotografato e messo sulla pagina di Facebook per quanto riguarda le tende vicino alla stazione di Burtina, ma se non ci sono strutture sufficienti, tutta questa massa di gente, che ce la prendiamo a fare secondo lei? Io mi metto a ridere, signor De Angelis, perché qui io mi metto un po' in difficoltà con questa domanda, perché cioè, teoricamente qui bisogna, come le ho detto prima, qui bisogna vedere, questo è politica nazionale, qui bisogna darci una svegliata un po' tutti. Noi è vero che qui a Roma abbiamo il Papa, tutto quello che vogliamo, e dobbiamo accogliere tutti, è vero. Però è uscita anche una statistica che la maggior parte di questi immigrati, cioè solamente il 18% di tutti gli immigrati che vengono qui in Italia sono per guerre, per motivi di guerra, gli altri no. Cioè, allora bisogna vedere queste cose qui, cioè bisogna andare a capire. Oppure bisognerebbe fare un controllo preventivo e non prenderci la feccia di queste popolazioni e accettare invece coloro che sono sventurati e disgraziati e dare loro una mano. Questa sì, ma la delinquenza degli altri non ci serve, perché ne abbiamo già le tasche piene della nostra. Sono d'accordo con lei. E
E per quanto riguarda i nomadi, Giorgia Meloni ha proposto 6 mesi e ripartono se sono nomadi e non si sono integrati nel nostro tessuto sociale. D'accordo con questo? Certo, guardi, uno abbassa che va su internet, mette su Wikipedia, mette nomadi e esce la definizione dei nomadi. Cioè, i nomadi, loro devono girare. È una loro, diciamo, politica, ma sono tutto tranne che nomadi, cioè loro vengono, vedono un campo e si mettono in quel campo e rimangono lì per anni. Allora, cioè, bisogna chiamarli nomadi o non nomadi, cioè non si capisce, infatti noi vogliamo proprio regolarizzare questa cosa, cioè tu sei un nomade, cioè come la tua politica, tu ti piace girare, allora gira. È vero. Allora, signor Arcodia, qui sì. Mi dicono di tenere il nome privato e io questo lo faccio. Sono un fruttivendolo italiano che ha il suo negozio in quinto municipio. Pago fior di tasse, questi 3 anni fanno il bello e il cattivo tempo, poi fanno fallire le società e chi si è visto alla faccia mia e di tutti gli altri fruttivendoli italiani che pagano fior di tasse per esercitare la loro attività. Innanzitutto un grandissimo abbraccio a questo signore. E io sono pienamente d'accordo con lui, cioè loro hanno dei benefit, io non vorrei andare troppo nel tecnico. Però diciamo che loro hanno dei benefit, che per le tasse loro per 3 anni insomma hanno dei tipo di... cioè, allora, mia moglie è una commerciante, io so cosa vuol dire avere un'attività, io so cosa vuol dire pagare le tasse, ha capito? E se noi non le paghiamo, a noi ci vengono il giorno dopo, se non è il giorno dopo, ma dopo 30 giorni, ci vengono a bussare alla porta. A questi signori non si capisce come, nessuno gli va a bussare. Effettivamente, questo signore anonimo, chiamiamolo, dopo 3 anni, guarda caso, loro cambiano sempre, cambiano la gestione. E ha ragione, io sono vicino a questo signore, sono vicino e lo rappresenterò. Cioè, anche se lui non mi dà il suo voto, ma io lo rappresenterò, perché cioè, è questa la realtà, è questa che l'italiano non ce la fa più, è questa che il romano non ce la fa più. Cioè, vedere queste cose non è possibile. Cioè, perché dobbiamo avere 2 binari differenti, noi italiani e loro? Soprattutto in casa nostra. Soprattutto in casa nostra. Perché poi insomma la rabbia e lo scontento e lo sgomento è sotto gli occhi di tutti, quindi civilmente e democraticamente dovremmo avere il coraggio di cambiare il corso di questa situazione politica che dà addosso purtroppo ai residenti di lungo corso. Non so se lei è d'accordo con questa affermazione. Sono d'accordo. Quindi è ora di cambiare, se si può cambiare e noi abbiamo uno strumento per poter cambiare, allora il 5 giugno andiamo a votare innanzitutto e se per il quinto municipio darete la preferenza al signor Roberto Arcodia, candidato quinto municipio lista Fratelli d'Italia, io penso che darete un segnale positivo a una svolta e a un momento di buona volontà per ricostruire quella che era la nostra vita reale di una volta, che dobbiamo riportarla nel 2016 in tempi moderni con i ritmi moderni. A lei la conclusione, signor Arcodia. Io dico a tutti, e capisco che è il 5 giugno e capisco anche come ha detto lei all'inizio di questa intervista, cioè purtroppo il 5 giugno neanche hanno dato la possibilità di farla il 6. Solamente il 5. Io dico, ho fatto anche un post sulla mia pagina Facebook. Per me il voto è un atto di responsabilità e chi ama Roma, io mi appello molto a Roma, perché io solamente sentire Roma a me mi vengono i brividi, perché io sono romano, sono fiero di essere romano. Chi ama Roma, dobbiamo andare a votare, perché io ripeto, è un atto di responsabilità per questa città. Perciò chi ama Roma, andate a votare. Esatto. Signor Arcodia, allora io intanto la ringrazio del suo prezioso intervento e della sua disponibilità e la invito, come ho fatto anche con tutti gli altri candidati dell'arco costituzionale che la legge impone di presentare in un'emittente radiofonica, a continuare questo tipo di rubrica anche dopo le elezioni per essere più vicini alla popolazione e ai problemi di tutti i giorni, per tentare di risolverli, perché io ritengo che con la buona volontà si comincia a fare poco, quel poco poi diventerà molto e molto sempre di più. Io, signor De Angelis, la ringrazio, è stato gentilissimo che mi ha dato questa possibilità
È stato anche bello parlare con Laura Morena e quel signore, insomma, E vabbè, quel più chiamiamolo divetto Giovanni, dai, l'italiano, chiamogli un esatto, nome sì. Giovanni, è stato bellissimo. E grazie, io la ringrazio a lei della sua Esatto, cortesia e che mi ha invitato alla sua trasmissione. e io ricordo in finale che Roberto Arcodia si candida al quinto municipio per la lista Fratelli d'Italia. Quindi il 5 giugno, se vorrete votarlo, sbarrate la lista Fratelli d'Italia e scrivete Arcodia Roberto, solo Arcodia o solo Robertone, è la stessa cosa, quinto municipio, mi raccomando. Sbarrate la lista e votate Arcodia. Grazie Roberto, molto gentile, le auguro buona serata. Grazie a lei, signor De Angelis. Buona serata anche a lei. Ci risentiamo, grazie, Grazie, arrivederci. grazie. Grazie. Un ringraziamento così al signor Roberto Arcodia. Noi tra un po' ci sentiamo per il prossimo appuntamento. Grazie.